Ciao a tutti e bentornati qui sulla Norfolk Mars. Allora, mi è venuta un'idea che invece di guardare il mio aiutante lì che semina la cosa, posso fare una di questi. Prima che mi si riempia al 100%. Beh. Andiamo a riempire un po' di liquame, perché qua ce n'è, ne ho tantissimo. Quanto liquame ho? 250.000. Era secondo me pieno, perché più di 250 secondo me non ci va. E andiamo a fare una cosa che avevo visto un po' di tempo fa, quando ho fatto il video con l'aggiornamento delle mod che ci sono fatti da FedEx on Let's Play, tra i quali avevo visto un bel bunker, un silo bunker, non mi ricordo come vogliamo chiamarlo, lo chiamiamo, e comunque per il liquame. E adesso lo andiamo a posizionare. Tiriamo via questo, che è quello mio. È quello mio, quello che avevo posizionato un po' di tempo fa, e andiamo a vedere silos, container, forse nei container, vediamo, no, silos, eccolo qua, però economico, 120.000 euro, porca trota, ne ho venduto uno da 25.000. Aspetta, gira, ok. Albero lì, albero qui, che dà fastidio, e albero pure lì. Allora, tiriamo via gli alberi, che non va bene gli alberi. Allora, dov'è il mio tractor? Eccolo qua. Allora, vediamo se riesco a scaricare direttamente nel silos. Altrimenti devo metterci... Mi serve un rimorchio. No, non lo prende. No, lo prende. Andiamoci a cercare un rimorchetto. Beh, il rimorchetto proprio no, deve essere grande, perché ce ne devono andare 50.000. Ok. Oh, per fortuna che non ha collisione qualcosa lì, altrimenti un'altra botta. Pa 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 pa. E a pensare che quegli alberi li avevo piazzati io.
Ok, così abbiamo fatto presto. Una di sti giorni dobbiamo vedere anche cosa fare con tutto sto concime. E dobbiamo vedere cosa fare con tutto sto concime. Ma per adesso... Allora, Silos. Eccolo qua. Allora, vediamo un po' più in qua. Un po' più in qua. Yeah. Non è male. E si presenta anche bene. Mettiamo qualche alberello piccolino qui. Ah, qua non me lo prende. Uno qua. Uno qua. E uno qua. No, troppo. Troppo. No, no, no. Questo. E questo, basta. Ok, dobbiamo tirare via sta roba qua perché il percorso altrimenti non funziona. Modellamento, no. Decorazione. È quello basso? No, è quello alto. Ma ancora più alto. Ah, sì, ok. E dai. Con lì. Ah, non me lo fa mettere qua. Vabbè, uguale, dai. Non mi interessa. Lasciamolo senza. Non è un problema. Vediamo se mi prende qualche piantina qua. Ci mettiamo un po' d'erba qua. No, qua non mi fa mettere proprio niente. È perché c'è lui che è collegato qui e non mi fa fare niente. Vabbè. Allora, niente. Vernice. Tiriamo via sta cosa qua che non mi piace. Non tutto, così. Ok. Non ho capito perché ci sono quei bordi con il verde che è più un fastidio che danno che tutto il resto. Dov'è il camion? Ora la speranza qual è? Che è... funzioni con autodrive. Allora, lo scarico già me lo dà, è già una gran bella cosa. Vediamo se riusciamo a vedere qualche litro all'interno. È ancora, secondo me, presto. Beh, questo sarebbe piaciuto a Marco, perché a lui gli piacciono quei bunker così. Oh, sì, si vede qualcosa. Figo, dai. Allora, registriamo i percorsi, perché qua i percorsi sono cambiati. Sono cambiate le cose.
Allora, via. Ok, allora facciamo così e poi tira dritto. Sì. Allora, facciamolo una cosa che io normalmente non faccio mai. Non registro mai percorsi con i camion. Ma tanto devo fare solo un rettilineo, non è che devo fare chissà che cosa. Allora, l'ultimo punto dov'è? Vabbè, mettiamone uno qua. E siamo a posto. Adesso mi vado a prendere il trattore perché è molto, molto più comodo per registrare percorsi. Allora, mettiamo un punto qua. Così se vuole svoltare di qua, svolta di qua. Intanto mettiamo così, perché dopo devo vedere di preciso il punto di carico dov'è e il punto di scarico dov'è. Ma per adesso possiamo posizionare benissimo i punti, non è un problema. Dopo lo proviamo. Sì. Allora andiamo a fare. Ah, di nuovo scarico quello. Adesso cos'è? Gli è finito di nuovo il fertilizzante o vuole i semi? È un casino adesso, eh. Vuole di nuovo il fertilizzante. Spero che arrivi lì. Per fortuna che qualcuno in più me lo sono portato. Ok, questa è fatta. Quanto ne ha di semi? 4,87. Non lo so, se ci andiamo vicino proprio, ma ormai deve fare solo mezzo giro. Ok, torniamo. Qua. Allora, andiamo a fare un altro carico così vediamo il punto di scarico dove posso metterlo.
Anche questo ha bisogno di liquame. Anzi, quasi quasi riempio prima questo e dopo utilizzo il... Dai. Mi sa che devo vedere la mia produzione di fertilizzante come è messo, perché ne consumiamo effettivamente tanto. Facciamo il giro di qua perché fa quella manovra lì, è un casino. Allora, Allora, il punto di scarico è qua. Questo è il punto di scarico. Allora, facciamo silo liquame. Di qua scarica. Ok. Oh, adesso me ne vuole. Facciamo uno qua. E questo facciamo silo di liquame carica. Ok. Poi il carico lo proviamo, ma intanto adesso facciamo un giro di scarico e vediamo un po'. Allora, allevamento mucche, liquame stalla 1, carica. Liquame scarica e carica liquame. Ok. Non ho capito perché hai fatto questa curva. Cioè, non... Allora, fai questa curva, così fai prima, no? E noi andiamo a vedere perché questo è bloccato. Perché sei bloccato? È finito. Dobbiamo fare anche il pieno. Allora tu vai qui, che non ha più... Io metto in funzione My Helper. Così rulliamo il campo. Guardate che sassi. Ma intanto la cosa strana è che se prima non ari il campo non puoi raccogliere i sassi. Che cavolata. Allora. Campo 24. Dodici metri. Ok. In senso antiorario.
Ok, vediamo l'amico liquame. Non ho capito perché ha fatto sto giro. Che non ho capito perché ha fatto sto giro. Ah, perché di là non svolta. Ok. Vuol dire che dobbiamo modificare anche questo pezzo qua. Qua ci va una svolta. Boh, il trigger l'ha già riconosciuto. E questa è una gran cosa. Scarica pure, che significa che lui può essere per adesso. Facciamo fare due o tre viaggi, dai, così almeno abbiamo qualcosa che si vede all'interno, perché così almeno, cioè, almeno esteticamente bellino da vedere. Poi l'unica cosa che non mi piace è perché c'è tutto questo coso bianco tutto intorno. Non è che mi fa impazzire, però non è brutto, dai. Allora, dobbiamo fare... Aspetta che lo faccio col tractor. Allora, questo secondario, questo secondario, secondario pure tu. E poi devo andare a fare la curva io. Oh, aspetta, anche questo è secondario. Andiamo a fare quella curva così almeno ha un po' più di manovra in meno da fare. Un po' più manovra in meno da fare. Ma che cazzo parlo pure io? Secondo me siamo arrivati a destinazione stasera, ragazzi. Ho destinazione, meglio che vada a letto. Un po' più o meno... Cosa ho detto? Un po' più o meno manovre. Merda. Così ha meno manovre da fare. Un po' più o meno. Alla grande. Alla grande. Un po' più o meno manovre. Mi sembra che ho detto così. Yes. Un po' più o meno. Un po' più o meno. Allora, scarichiamo anche questo, quasi quasi gli posso far fare pure un viaggio. Ci vanno 9.000? Sì. Grazie. Dove lo metto per adesso? Mettiamolo qua. Ok. Tiriamo via questo, carichiamo quella là così la mettiamo a seminare. Mettiamogli un po' di gasolio, va. Si sente anche il rumore. Quando ne abbiamo qua? Oh, non ne ho più. Compra 7.000 litri di gasolio.
Ok, pieno fatto. Andiamo a fare anche il pieno dei semi. Quasi quasi faccio di nuovo il pieno dei fertilizzanti, così, visto che ci sono, e ho tutto qui. Ma aspetta, intanto ce li ho? Prima che combatto per niente. Semi, oh, 50.000. Oh, secondo me è la seminatrice che comunque un po' rompe, eh? Cioè, sono proprio sotto al trigger. Oh, c'è il figo, è il figo, è venuto il figo. Benvenuto, Dennis. Ah. Mi sono rotto questa cosa qua. Fammi vedere, eh. Allora, vediamo un po'. No, non vorrei che... Ma no, ma non c'entra niente sta cosa qua. Oh, perché? Mi dai sti cacchio di semi? Vediamo se qua mi viene fuori qua. Disattiva dosaggio semi automatico, no? Magari dopo, quando finisco di registrare questa puntatina qui, chiudo la live, dopo possiamo fare un po' di chiacchiere. Oh, non riesco a prenderlo. Eh? Oh! Io ho una vita. Ci ho messo una vita. L'altra lite qui. No, qua ci ho fatto oggi. Ci ho fatto presto, ci ho fatto. Ci ho fatto presto, ci ho fatto. Ok, dai. Allora, andiamo a seminare il campo, quello lì. E poi diciamo che abbiamo finito la semina, mese di agosto completato in orario. Andiamo di qua, potevo andare anche dalla prima, vabbè, ma... Allora, l'ultimo campo di erba. Speriamo che riusciamo almeno a fare due raccolti, così almeno tutto questo lavoro si ripaga, perché se facciamo un solo raccolto, oddio, non è neanche male, però con un solo raccolto è poco, poco, poco.
Abbiamo bisogno minimo di due raccolti, perché così almeno abbiamo due bei carichi di erba che possiamo buttare dentro al nostro biogas. Ok. Va bene, allora questa la metto qua, che per così me la trovo pronta per la prossima volta. E noi ci rivedremo nella prossima puntata, dove andremo a seminare questo. Non so cosa faremo, perché oltre a seminare questo non so cosa faremo, perché oggi abbiamo fatto tutto. Vediamo in settembre cosa c'è da fare. Ma da fare sicuramente ce ne sarà, perché su questa mappa non manca mai il lavoro. E vediamo un po', vediamo come ci mettiamo. Se non ve lo volete perdere e vi volete iscrivere al canale, ragazzi, iscrivetevi. Un salutone, ciao.